Renzi bocciato e con lui la riforma del lavoro. La CGIL non ha dubbi, la ricetta proposta dal governo, lontana dal guarire il grande ammalato Italia, rischia di far precipitare la situazione già di per sé preoccupante. Anche a Cremona ci sono grossi problemi di occupazione e legati agli ammortizzatori sociali, troppa gente aspetta da mesi i soldi della cassa in deroga. Il quadro del nostro territorio rispecchia quello a livello nazionale, nel senso che la crisi continua, diventa ancora più pesante, ci sono le problematiche per quanto riguarda gli ammortizzatori, gli ammortizzatori sociali. Teniamo conto che ci sono centinaia e centinaia, se posso dire anche migliaia, di persone che sono in cassa integrazione in deroga dal 1° gennaio e non stanno percependo neanche una lira perché non ci sono i fondi. E queste sono le priorità che bisogna cercare di assumere come responsabilità politica, perché è impensabile riuscire a vivere, a mantenere una famiglia, a fare una vita dignitosa senza percepire neanche un euro per quanto riguarda anche gli ammortizzatori sociali. Il sindacato scenderà in piazza a Roma il 25 ottobre per chiedere una nuova politica economica proprio nei giorni in cui il Parlamento discuterà la legge di stabilità. La manifestazione nazionale chiederà a gran voce l'estensione dei diritti a tutte le lavoratrici e i lavoratori. Una manifestazione per dire che la necessità, la priorità per questo Paese è creare le condizioni perché ci sia nuovo lavoro e non precarizzazione di più. Quello che sta avvenendo, soprattutto con Job Act, la nostra sensazione netta è che c'è un abbassamento dei diritti e c'è un'apertura di nuovo alla precarizzazione. Tanto proposte che la CGIL mette in campo sul piano del lavoro, con la possibilità di creare veramente posti di lavoro. Serve veramente una svolta nel Paese, non tanto per quanto riguarda solamente per dare la possibilità agli industriali di avere gli sgravi fiscali per assumere dipendenti. Diventa difficile assumere se non si hanno prodotti da vendere. Il mercato è fermo, pertanto ci deve essere la possibilità di ricominciare a pensare che bisogna creare lavoro. E non è che ci sia la difficoltà per quanto riguarda le risorse economiche, bisogna stare attenti soprattutto per quanto riguarda i fondi europei, che danno un'ottima possibilità per poter ripartire, anche se non in maniera completa, nell'investire in questo Paese e per creare posti di lavoro.